La Beata Imelda Lambertini nasce nel 1320, stando alla storia, e muore nel 1333. Ci porta nella Bologna medievale, turrita, in cui i monasteri stavano fuori dalle porte della città, come è il caso del monastero dove lei entra fin da giovanissima. Il desiderio, che è quello che la caratterizza, è proprio il desiderio di accostarsi all'Eucaristia. All'epoca però era impossibile per i bambini di quell'età accostarsi all'Eucaristia, ricevere l'Eucaristia. Tant'è vero che alla vigilia dell'ascensione del 1333, quando le suore sono già ritirate dalla preghiera, lei rimane indietro e rimane a fare, diremmo, un'adorazione eucaristica. Le consorelle tornano a cercarla e cosa trovano? Trovano che c'è la bambina in ginocchio, in adorazione davanti a un'ostia raggiante che si libra sopra di lei. Il sacerdote immediatamente torna, capisce che Gesù eucaristico voleva andare dalla Beata Imelda, prende l'ostia e la dà alla bambina. E qui succede una cosa molto bella: per la gioia Imelda subito muore. Io recentemente mi avevano appunto invitato a San Sigismondo a parlare per due classi della prima comunione, e alla sera una mamma mi ha telefonato, mi ha detto: ma sa, questa sera quando la bambina è andata a letto, abbiamo fatto le preghiere, alla fine mi ha detto: ma mamma, sai che la Beata Imelda è stata proprio fortunata, perché noi moriamo o di malattia o di guerra, invece lei è morta di amore, di gioia per Gesù. Come possiamo immaginare che non fosse presente l'angelo custode della Beata Imelda, di Imelda, come no, che non fosse presente un angelo ad adorare insieme all'Imelda l'Eucaristia? Per cui ritroviamo gli angeli un po' in tutti i quadri che la rappresentano. Il grande desiderio di Imelda di ricevere l'Eucaristia era, possiamo immaginarlo, sostenuto e suggerito, potremmo dire, dagli angeli, che sono sempre in presenza di Dio e quindi vedevano in quest'anima una pronta per il privilegio di essere subito comunicata e poi di stare con Gesù.